Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Come si disegna. Oggi disegneremo Spike di Brawl Stars. Intanto voglio ringraziare tutti quelli che mi stanno sostenendo con dei mi piace e iscrivendosi al canale. Questo mi sta motivando a continuare questo progetto. Allora, per disegnare Spike dobbiamo fare una specie di testa di Wustel. Immaginatevi di disegnare un Wustel oppure il vostro pollice e ripassarlo con il pennarello. Noi lo faremo un po' più grande, perciò non posso usare il mio pollice. E facciamo una forma di questo genere qua. Dopodiché scendiamo ancora nella parte destra un po' più in basso e facciamo una curva del genere. Allora, intanto facciamo gli occhi. Gli occhi sono due cerchi. Siccome starà guardando un po' verso destra, allora faremo a destra un ovale e a sinistra invece faremo un cerchio quasi perfetto. Adesso che io riesca a fare un cerchio perfetto non penso, però fate meglio che potete. Adesso facciamo la bocca. La bocca, considerate che ci conviene partire più o meno vicino a quest'occhio qua, così facciamo la stessa cosa dall'altro lato e poi facciamo un specie di sorriso così. Qua facciamo una linea che va verso sinistra e poi facciamo una U. Uniamo alla linea che avevamo fatto prima e poi facciamo una linea che va verso sinistra. Ok, una volta fatta questa parte qua facciamo una specie di protuberanza da questa parte, poi facciamo una curva che passerà vicino a quella che abbiamo fatto prima e tornerà un po' indietro così. Poi facciamo là dove avevamo cominciato la linea, facciamo una specie di orecchietta e facciamo una linea di questo genere. Adesso, là dove siamo arrivati con la nostra linea, che più o meno seguendo la linea della testa, quindi magari la possiamo allungare un po', facciamo l'unione con questa linea che abbiamo appena fatto, quindi facciamo una curva di questo tipo. Poi facciamo una specie di salcicciotto che sarà il suo pollice, così. E poi facciamo un forellino, andiamo a creare adesso l'altro dito comincerà sopra questo foro con una linea e poi con una curva. Adesso possiamo partire da qua e fare una linea che supera quella che abbiamo appena fatto e arriverà fino a qui più o meno così. Andiamo a creare intanto anche l'altro dito. Questo sarà la nostra mano. Possiamo aggiungere una spina anche da questa parte. Vedo che ci siamo, aggiungiamo io e anche qua sopra facciamo una linea. Linea sottile anche qua in mezzo. E il nostro cactus sta prendendo, il nostro spike sta prendendo forma. Adesso
da questa parte qua tiriamo la linea verso il basso e poi arrivando più o meno qua facciamo una curva di questo genere, così. Poi io ho già tirato la linea un po' oltre, tiriamo la linea verso il basso, anche qua una linea un po' più corta, e le uniamo con una linea. Poi ne facciamo un'altra e le uniamo con una linea. Adesso, più o meno alla stessa altezza dove avevamo fatto questa curva qua, faremo l'altra parte del gilet, facendo una curva così. Qua dove si unisce questa linea facciamo anche la continuazione e poi uniamo, sempre facendo delle linee un po' arrotondate. E adesso possiamo fare l'altra mano. Allora, partendo da qua, da questo punto, da questa curva, facciamo una piccola curva così e facciamo anche qua un altro salcicciotto di questo genere. Adesso alla fine del salcicciotto facciamo il primo dito e adesso possiamo concludere il braccio partendo più o meno da questa altezza. Facciamo la prima curva e poi scendiamo dritti così. E adesso da qua facciamo le altre dita, facciamo una curva verso l'esterno e ci mancano tre dita, quindi 1, 2 e 3, e poi le completiamo, facciamo i salcicciotti fino ad arrivare all'ultimo dito così. E abbiamo fatto la seconda mano. Adesso facciamo i piedi senza partire dall'angolo ma un pochino più in dentro. Facciamo una linea, invece nella parte interna nella parte più interna faremo il piedino così, e la stessa cosa la facciamo dall'altra parte. So che da questa parte facciamo il piede un pochino più girato, quindi si vedrà un pochino di più così. Adesso andiamo e abbiamo il nostro spike, aggiungiamo anche qua questo. Ci manca solo più un'ultima cosa prima di cominciare a colorare, anzi forse due. Possiamo fare un piccolo contorno qua in alto per ripassare il suo, per dare un'idea dello spessore e che è una testa vuota, e poi magari prendendo anche un altro colore un po' più tendente al rosso, se non proprio il rosso stesso, ma no, dai, un viola. Facciamo il fiore nella sua testa. Allora, più o meno un po' decentrato verso sinistra, quindi sopra quest'occhio rotondo, facciamo una prima protuberanza di questo genere. Poi ne facciamo un'altra a fianco più piccola, che sarà coperta. Poi ne facciamo un'altra da quest'altro lato, questa volta sarà un po' più grande rispetto a quella a destra. E qua dietro nascosta ne facciamo ancora una. Adesso possiamo mettere qualche altro dettaglio, tipo dare un po' di spessore ai suoi vestiti, visto col viola e il suo gilet è viola. Però questa linea qua, facciamo anche questa linea qua così, e volendo con l'arancione, visto che i suoi pantaloni sono arancioni, possiamo fare il contorno di qua. Qua si vedrà la linea, poi scendiamo giù e andiamo l'esterno, invece qua si vedrà così. Ci manca ancora qua un bottone giallo ed ecco il nostro spike è completato.
Adesso non ci resta che colorarla. Mostratemi come sono venuti i vostri. Potete taggarmi su Instagram scrivendo come si disegna. Se non l'avete ancora fatto e questo video vi è piaciuto, premete su mi piace per sostenermi in questo progetto e iscrivetevi al canale. Grazie per il vostro tempo e buona giornata.